Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera parleremo di una tematica veramente particolare che io personalmente non conosco. Parliamo della zeolite e lo facciamo con Emiliana Cosia, che è titolare della società Vignatec. Ben arrivata Emiliana. Buongiorno Alessia, grazie per il suo invito. Sì, abbiamo questo prodotto che è italianissimo, in cui viene, è una roccia vulcanica, e viene macinata dai nostri mulini, in cui viene fatto di varie misure sia per il terreno che sul fogliare. Ecco, dicevi una roccia vulcanica, che sì. Quindi che si trova dove? Si trova tra la Campania e il Lazio. Quindi Made in Italy 100%, come hai detto esatto, tu prima. Esatto. Quindi voi andate, raccogliete questa zeolite. Esatto. E poi cosa avviene? Praticamente la andiamo a macinare tramite i nostri mulini e dopodiché lei prenderà delle forme diverse, che sarebbe quella che va praticamente sul fogliare e quella che va sul terreno. Quella che va sul fogliare è veramente una cosa pazzesca, nel senso che lei va a correggere gli altri prodotti insieme alla clima dell'atmosfera, uh-huh, e anche del terreno. Certo, quindi è corretto dire che nutre un po' il terreno, un elemento. Sì, lei praticamente fa da spugna al terreno. Al terreno. E va praticamente sulla radice, e accumula e attira tutti i microorganismi, uh-huh, insieme agli altri prodotti che noi usiamo come concime. Certo. E dopodiché dicevi prima c'è l'ambito quello appunto fogliare e l'altro ambito? Ecco, quella fogliare è praticamente fantastica, perché lei va a fare una pellicola sia sulla foglia e sia sul frutto, uh-huh, che gli insetti, i volanti non riescono ad appoggiarsi, perché gli crea scomodità a questi insetti, e loro praticamente sono costretti ad andare via. Quindi non rovinano la pianta, no, diciamo assolutamente così, no? No. La preservano, come se fosse una pellicola che si crea. Esatto, e in più lei ha questa capacità di mantenere, comunque quando abbiamo varie piogge durante l'anno, ha questa capacità di tenere asciutta il frutto e evita di farlo marcire. Ecco, che meraviglia, fa qualunque cosa questa zeolite. È incredibile. È veramente incredibile. Sì. Adesso qui tu mi hai portato un pacco per insomma farlo vedere ai nostri cari telespettatori, ma di che colore è la zeolite? Color terra, quindi sembra terra. Sembra terra, quindi sì, anche esatto. Per chi la utilizza, la deve mettere nel terreno, è un po' come se fosse un po' terra, un po' concime, esatto, ha quella esatto, consistenza. Esatto, esatto. Non so perché me la immaginavo tipo a forma di pietra, però. Sai, sì, quando uno, in quando effetti uno non è sa, un... Ah, perché parte esatto, dalla pietra, esatto, fa il processo produttivo, esatto, e viene. La forma è questa. Dove si trova la Vignatec? Allora, Vignatec lo troviamo a Canelli, in provincia di Asti, è mm-hmm, un'azienda non molto grossa, però molto famosa. Beh, alla fine l'importante è il risultato, no? Esatto. Quindi, in quanti siete? Siamo i tre soci, che sarebbe Andrea Duretto e Domenico Amerio, che siamo anche amici, che abbiamo deciso di fare Vignatec per questo prodotto, perché ci ha veramente affascinato. Quanto tempo fa questo? L'abbiamo fatto nel 2017. Quindi siete giovanissimi, sì, sì, quindi sì. Da due anni. E prima cosa facevi nella vita? Ma io ho un'altra azienda abbastanza anche importante, sempre nell'ambito dell'agricoltura, conduco una cooperativa, uh-huh, e do mano d'opera praticamente da 6 anni, l'Albarelle, e sono veramente sempre in contatto con gli agricoltori. Quindi poi da lì insomma eravate degli amici, e è nata esatto, questa idea di dire ma perché non proviamo questa esatto, a commercializzare la zeolite? Esatto, esattamente, infatti me l'hanno fatta conoscere e subito lì per lì non ci ho creduto, ho detto ma non è possibile che faccia tutte queste cose. È impossibile, e l'ho provato nel mio orticello. E mi ricordo che quell'anno, nel 2017, è venuta una brinata veramente fortissima. Io avevo piantato queste piante di pomodori, sì, e avevo fatto una pianta sì con la zeolite e una pianta no. No.
cosa è successo? Le piante che non erano trattate praticamente si sono fulminate tutte. Le piante invece dove avevamo trattato con la zeolite erano tutte intatte. Cosa succede? Cioè è successo che la zeolite gli ha dato dei gradi in più e ha potuto tenerlo più caldo la radice e non gli ha permesso di congelarsi. Certo. È pazzesco. Quindi fa anche questo effetto. Esatto. E la stessa cosa fa l'incontrario quando magari fa troppo caldo e abbiamo questa siccità enorme, sì. Lei ti lascia piano piano del liquido alla pianta. E non le fa seccare. Mamma mia, ma gli antichi conoscevano la zeolite? La zeolite è molto conosciuta, ma non in Piemonte. Viene utilizzata tantissimo in Sicilia, da quelle zone di là, ma da tanti anni. Noi l'abbiamo tirata fuori adesso. Adesso? Beh, meglio tardi che mai, voglio dire. Sì. È meraviglia, perché serve esatto. Anche proprio solo... Adesso immagino che i vostri clienti siano aziende, no? Sì. Però avete magari anche il privato che ha l'orto e che vi acquista la zeolite. Esatto, noi trattiamo comunque delle aziende molto importanti come il Santero, come aziende di Gavi, la Magda Betrini, Massone Stefano, sono comunque aziende molto molto importanti. Immagino assolutamente. Quindi dicevi, siete in tre a portare avanti questa bella attività. Esatto. È stato difficile partire? Ma, anche se tu arrivavi un po' già dal mondo agricolo, sì, no? Sì, diciamo. Esatto, tutti e tre noi soci arriviamo da quel mondo lì. Sì, è stato un po' difficile perché anche per me era impossibile, dicendomi ma come si fa questa roba a fare tante cose. Avendolo approvato, dicendolo ai nostri i clienti, provatela perché è l'unica soluzione, è quella. Certo. E anche loro giustamente, ma lo proviamo nei pezzamenti più piccoli. Certo. All'inizio erano un po' titubanti, esatto. No? E i risultati ci sono stati anche parecchio... Quindi poi hanno riacquistato. Esatto. Poi abbiamo avuto risultati ottimi con la cimice asiatica, che sappiamo già che sta creando comunque molti problemi, insieme ai nostri tecnici che hanno fatto i protocolli per le aziende, abbiamo abbassato comunque la quantità della cimice asiatica pazzesca. Ecco, la cimice asiatica, per i nostri cari telespettatori che magari non sono tutti addetti ai lavori come la sottoscritta, quali sono i pericoli di questa cimice? Cosa può fare nel comparto agricolo? Molti danni, perché va a aggredire il frutto e dopodiché... La mangia. La rovina completamente. Però... Sì. E la zeolite insieme ovviamente al chimico va comunque a aiutare parecchio. Anche questo. Bene, Emiliana, sono passati 2 anni, come vedi i prossimi 2 anni? Perché se già dopo 2 anni, voglio dire, siete sul mercato, avete un sacco di clienti, quindi bene o male il territorio nazionale lo servite, no? A livello di clientela, nei prossimi 2 dove vi troveremo? Io la vedo sempre di più avanti perché... ho cominciato comunque a fare qualcosa per il mondo, che sia l'ambiente biologico, e spero che iniziano un po' tutti a farlo. Certo. E ti volevo chiedere anche questa cosa, qual è la differenza, perché sei esperta del settore, quindi ogni tanto ci chiedono, ma il biologico è davvero biologico? Sì. Conviene acquistare bio rispetto a un prodotto fatto con un'agricoltura tradizionale, oppure l'agricoltura tradizionale va ancora bene per certi aspetti? Ecco, cosa allora, ne pensi tu? Io, che consiglio daresti? Io darei il consiglio che chi fa il biologico conviene farlo, ma per tante altre varie cose, anche perché i nostri nonni 60 anni fa lo facevano così, perché non c'erano altri prodotti. E mangiare pulito, mangiare sano fa bene. Certo. E avere meno prodotti, meno pesticidi sarebbe la cosa migliore. Ne va della nostra salute. Esatto, è quello. Io sto combattendo quello. Non lo faccio perché voglio vendere o cosa, ma lo faccio per questo motivo qua. Certo, per alla fine poi noi lo diciamo sempre, l'ambiente non è qualcosa di esterno a noi, ma l'ambiente siamo noi stessi. Esatto, siamo quindi noi. Se noi preserviamo il nostro ambiente, conseguentemente preserviamo la nostra salute, che è la cosa più importante che abbiamo. No? Esatto, assolutamente. Esatto. E grazie a Dio vedo molte aziende che sono comunque direzionate nel biologico. Nel biologico. Perché funziona, perché c'è e perché no. Noi siamo l'unica azienda
che ha solo i prodotti biologici. Solo prodotti bio. Quindi questo giustifica sicuramente il prezzo un pochino più elevato del biologico rispetto al tradizionale. No, non è vero che il biologico poi costa di più? Ma non è vero, perché se tu gli dai comunque all'azienda il supporto giusto, non è così. Non è così. Hai i prezzi ancora più bassi. Quindi sfatiamo questo mito che fare biologico costa troppo, piuttosto che non vado al supermercato biologico perché spendo molto di più. Non è così. Non è così. Non è così. Quindi, cari telespettatori, ormai l'abbiamo, l'abbiamo capito. Ecco, c'è stato un qualcosa, insomma, qual è stata la tua difficoltà maggiore quando 2 anni fa avete deciso di intraprendere questa nuova strada? Perché comunque hai un prodotto sicuramente di eccellenza che funziona bene, sì. Tu ne eri convinta, perché sennò non avresti fatto questa cosa, però non sapevi il mercato come avrebbe risposto. Allora, invece l'ho capito. Sapevi, sì, sapevi. Perché se a me mi ha affascinato a 36 anni, avrebbe affascinato tutti gli altri ragazzi, che sono tanti giovani ora che stanno facendo comunque agricoltura. Certo. Non essendoci altro. Non potrà che andare così. Esatto. Ed è stata assolutamente una sfida. Esatto, esatto. E con questo chiudiamo, grazie molte Emiliana Cosia, titolare della Vignatec, per essere stata qui con noi e averci raccontato che cos'è la zeolite, perché non è una cosa insomma conosciuta da tutti, quindi grazie molte cari telespettatori, anche a voi. Torniamo con altre sfide vincenti, quindi mi raccomando, non mancate.